Teledurruti, Fulvio Abate, da un po' di tempo non avevamo notizie della bella gente. No, la bella gente in queste ultime settimane si è ritrovata impegnata a riflettere sulle scelte politiche intraprese da alcuni di loro, della, chiamiamola pure, comitiva. Cos'è accaduto? È assai semplice. È accaduto che Violante Badagliacchi ha scoperto le ragioni del sovranismo. Chi l'ha seguita in questa situazione? Sicuramente Nello Pellillo, sicuramente l'amico Enzo D'Amico Isotropo e ancora anche Saro Rummo Scarascia. Lontani si sono tenuti invece da questa opinione. Non perché la vogliano avversare, ma perché bisognerebbe spiegar loro: ma cos'è esattamente questo sovranismo? Lodovica Nirchi, Lucrezia Rossi Orzelli, Maria Claudia Malavolta, Ivon Pelluti, Auriangela Catone e ancora Patrizia Tirabocchi, Alberta Roncale, Massimiliano Tellamo no, ha avuto un pensiero nella direzione del sovranismo. Anna e Mauro Pacirdi si sono iscritti a una scuola di rumba e al momento non hanno espresso un'opinione. Verde Pane Pizza non la vediamo granché sovranista. Clizia Zirzuolo disinteresse, non ho alcuna passione per la politica, ha detto Crizia. Lanzillo Lanzilli ha il cellulare guasto, quindi attendiamo. Pancrazia Landone Spitto, non me ne parlate neppure, ha detto Nello Pellagio, forse sovranista, ci devo pensare. Antonella Polverari, anche lei, non mi parlate di politica. Ortensia Colaciopo, con quel cognome puoi dire ciò che vuoi. E Ortensia ha detto, non mi dispiace affatto Salvini, anzi lei lo chiama esattamente per nome, dice Maurizio, dice no, no Ortensia, non si chiama Maurizio Salvini. E a quel punto Ortensia dice come si chiama? Antonella Polverari. Chi abbiamo dimenticato nell'elenco? Shazam, ah no, prima c'è Farrah Farry. Farrah Farry ha detto, ma come? Anche lei disinteressata. Leo Cacchiero. Beh, Leo Cacchiero non ce l'ha fatta. Ha detto, dice, ma io voglio ancora dare un'opportunità al PD. Sì, lo so, però è così. Shazam Baldambembo balla, danza, danza figurata e ha detto, non ha detto niente. Orsetta Cacardi, sovranista no. Leandra Clisteri. Però, questo, come si chiama? Salvini, no, no, Salvini? Così si chiama Salvini? Insomma, idee molto poco chiare ancora. Maria Lucia Imps, sovranista, sì. Marzia Rettori Firnolo dice al circolo non stiamo discutendo, ma abbiamo qualche riserva, abbiamo sempre... Speriamo sempre in un sussulto d'orgoglio di Silvio Nostro. Verde Casa Sollievo, non sappiamo. E il piccolo Pino Mocciaro. Il piccolo Pino Mocciaro ha ricevuto in regalo una pista Policar e sta lì, gira. E ogni tanto lo fermo e gli dice, gli chiedono, Pino, cosa pensi del presidente del Consiglio Conte? E Pino Mocio dice: chi? Costanza Varicoceli, Prunella Zuppa, anche loro possibili interessati alle ragioni del sovranismo. Quanto agli stranieri, Anthony Harrison ha detto di no, Yves Delalande. E ovviamente, diciamo, sta lì ancora a vivere la soddisfazione per la vittoria della Francia ai mondiali. Mauretta Cardaci, sovranista,
Mauro Camarda con quel cognome sovranista, Maurilio Casetta Mattei, sovranista pure lui, Micol Zegno Pompinara è sovranista, quanto ai tre Max, in breve hanno detto di sì, e andranno a suonare al prossimo, la prossima convention, o come si chiamerà, Max Avellone, Max Sucato e Max Zermoz. Ma per concludere diciamo subito che Saro Rummo Scalascia lo stavano raggiungendo con questi dischi, il disco di Claude Nougaro, perché lui è appassionato di musica francese e, come dire, viene da dire sentimentale, ma improprio, è anche galante il termine improprio. Però, e dice, ma questo è sovranista, gli portiamo un disco francese, cosa può dire? Diceva, non sarebbe stato meglio portare a Saro, dice, cos'è? Pierre Cardin, Les Fiches, meravigliose, il meraviglioso set di Fiches. Dice, ma quello è diventato sovranista. Che gli porti? Dice, ma è italiano Pierre Cardin? Dice, sì. E quelli se ne sono tornati a casa. Non hanno potuto fare altrimenti. Alla fine il disco se lo sono ascoltato loro. Non ci credi, è andata proprio così. En brillant aux éclats, elle me dit allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille, così. Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est né à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? È andata così. Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu. Jouant mon cœur à face pile de la brûlure. Che gli hai portato, perché è diventato sovranista. Niccola Di Bari al limite. Ma figlio, e je sais che bientôt toi aussi tu auras des idées, et puis décidile des mots doux sur tes mots. Tele due Rossi, Fulvio Abate. Cécile, ma fille.